Dopo mesi di lavori e attese di ogni genere, abbiamo finalmente terminato sul piano estetico la nostra Honda Civic, partita come progetto low budget. Assetto nuovo, cerchi nuovi e lip nuovo. E finita come progetto low budget. Che non l'avrei mai detto, perché? Non l'avrei mai detto. Voi siete proprio sicuri? Sicuri, sicuri, sempre sicuri. E allora cominciamo. Oggi andremo a presentare una delle auto giapponesi più iconiche di sempre. Non è quella. L'abbiamo comprata in Polonia. Perché? Perché è costata 600 euro. Nice. E che ci vogliamo fare con una macchina da 600 euro? Prima cosa da fare dopo aver preso una macchina di 30 anni a 400.000 km in Polonia. Sarebbe meglio uno straccetto, però noi facciamo con la carta. Ovvio, mica siamo tecnici. Controlliamo l'olio. È nero, sì, ma neanche troppo. Direi che fa abbastanza e schifo. Per te fare schifo significa che qui non c'è scritto Putec, c'hai ragione. Ok, vediamo le condizioni del refrigerante. Ma non è neanche sporchissimo. Quel dito nero ce l'hai tu di nero? No, era già nero. Controlliamo il filtro dell'aria. Prendiamo il nostro bel cacciavitino beta. Dove sta? E andiamo a controllare. Noi utilizziamo gli attrezzi beta semplicemente perché stiamo usufruendo della popolarità di Matteo Torrisi. Sì, se no va bene pure un coltello. Che ci starà? È nuovo. Cos'è? Che cos'è? Ma dov'era? Dov'è? Non so, qui, su sti tubi. Secondo me per non far puzzare il motore, sembrano le palline quelle del water. Metto a posto. Ma togliile! No, mi piace. È esotico. E qui, Leonardo, c'è un grosso spazio, perché? Non c'ha l'aria condizionata e non ha neanche un'altra cosa, il servosterzo. Poi finiscono anche i pregi, Notavo che manca anche il contagiri. Direi che abbiamo visto gli oli, abbiamo visto tutto quanto. Alziamo? Tiè, guarda che lusso. Quando sei nato te l'hanno detto che non sei normale. Siamo sicuri, No. Ho cantato vittoria sul fatto che il motore fosse asciutto, perché qua sotto c'è un minestrone sulla coppa dell'olio. No, no, Frank, vieni a vedere. Qua sotto c'è qualcosa di estremamente bello. Questo? Questa saldatura. Questa? Hai cattive intenzioni. Del buon vecchio metallo grezzo di Polonia. Croccante. Questa è una cosa rarissima, eh? Questo. Il mud flap. Made in Italy. Gomme saetta. Ah. Senti quella ganascia. Tong Yang. È stato sostituito questo. Ecco la prima magagna. Ha preso una botta? Mi auguro piano. Questa Civic è un EG. Però sul telaio EH2, perché quelle canadesi non avevano neanche la dicitura EG. Ci siamo sincerati che per i prossimi 10 km non rimarremo a piedi. Anche questo è di serie, eh? Secondo te perché i sedili posteriori sono di pelle e quelli anteriori sono di tessuto? Cioè non ha senso. Non ha senso perché devi comprare i sedili nuovi. Li sostituiremo con questi qui di Simone Racing, che sono dannatamente fighi. Molto JDM rossi così, sono una vera figa. Trovami un altro G che c'ha gli interni blu. Un altro mestolo nel pentolone. Non è vero, dimmi che non è vero. Che... non farlo puzzare. Perché hanno capito che la macchina è un cesso. Come hai fatto a controllare che non ci fosse origine? Hai alzato i tappetini, sei andato sotto, hai scavato sotto all'antirombo. C'era l'antirombo questo? Sì. Non c'è ruggine? No, comunque non l'ha fatto. 1, 2, 3, I don't know who else to be. 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's on. C'erano troppi peli, peli di cane dappertutto. Che fai? Prendi il Tornador! Adesso l'asciughiamo. Il risultato non è niente male. Direi che è un ottimo lavoro, no? Sì, sì. Guardalo, guardalo col pennellino.
Che materiale! È arrivato il momento di smontare i sedili anteriori per facilitare la pulizia della moquette. Ok. È tutto a posto, era incastro, funziona, no? Guardalo, proprio sta fermo al posto a suo. A posto! Grazie. Adesso facciamo una cosa, non gli dite niente a Matteo, eh. Gli frego l'olio. Smontiamo i pannelli per pulirli per bene. E poi dovrebbe venire via incastro. Dove hai visto fare questo? Su YouTube. Una vita diversa dall'altra. Ce li ha tutti. Imbarazzante. Honda. Perché adoriamo quest'auto? Ti dico solo che per fare questa cosa mi ha tipo scrocchiato il dito. Olè. Yes. Il primo pannello smontato di Frank. Purtroppo la cassa era fuori gioco. Se vede che doveva andare così. Assetto nuovo. Cerchi nuovi e lip nuovo. Caro T-Rex, ti tocca aspettare. Tempo al tempo. Vabbè. Direi. Aspiriamo questa moquette che sa di schifo. Cos'è? Che è insulina? Che è? È un coso, è un ago. Inga. Fra, mi prendesti un panno di microfibra nuovo? Assolutamente no. Grazie. Tenga. Senza sedili dietro ed è subito rollbar. Adesso la parte più bella della giornata. L'ora di pranzo. Vai così. Hai visto che esce dalla moquette? Va, va, va. Come staranno lavorando questi ragazzi? Come si staranno comportando questi ragazzi? Adesso vado a controllare, va. Oh, allora ragazzi, come va? Piano piano, sta tornando blu. C'è un altro problema, l'impianto a gas. L'impianto a gas va tolto, anche se lui non lo toglierà, te lo dico io. Dici? Sì, sì. È pulciarissimo. Sì, T-Rex. Ma sei così pulciaro veramente? No, io ce lo lascio perché fa comodo. Che cosa? Fa schifo. Non ha un motore potente, che senso ha levarlo? Tanto lo dobbiamo cambiare. Quando sarà lo toglieremo. Giusto. Aprite leggermente, controlliamo che l'erogazione sia spumosa e via. E cominciamo a mandare le setole del pennello all'interno delle fessure, dei pertugi. Poi guarda Leo, vedi queste fessure qui? Queste sono sporchissime, teoricamente dovresti cambiare i filtri. Sto mandando le setole nei pertugi. Guarda, guarda qua dentro che schifo. Che detailer. Kristen Pedegle, Gotham Vioc. Madonna, guarda che schifo. No! Si è attaccato un colto fiocco alla schiaffa. Dai, finisci così, laviamo i tappetini e questo facciamo una schiuma divertentissima. Guarda tutta la lente sporca. Qua ci c'ho la lente, la puliam. Puliamla. Bello. Io non gli arrivo qui. Abbiamo sgomberato l'officina, andiamo a prendere l'idropulito. Chiappa. Per i tappetini, ragazzi, inutile dirlo, Fulcron, super sgrassatore. Prima di lavarli con l'acqua calda, il sapone e l'idropulitrice, li sgrassiamo con Fulcron, super sgrassatore. Mentre per quelli più, come si dice, sporco impossibile, usiamo quello super concentrato. Tu così spazzoli? Come devo spazzolare? A vedere la schiuma.
Questa operazione la ripetiamo su tutti e quattro i tappetini. Il tappetino originale Honda. Perché la schiuma è marrone? Secondo te, caro mio? Qui sembra proprio bruciacchiato, mentre qua sembra sporco. Quindi riproviamo con un altro po' di Fulcron. Metto quello concentrato, è un po' più potente. Vediamo come reagisce. Lo lasciamo agire un minuto e poi lo spazzoliamo. Ovviamente ragazzi, i suoi anni ce l'ha, però perlomeno è tornato il suo colore. Quindi ragazzi, comprate Fulcron! Dovresti far uscire dai buchi le cinture? Sembra ancorato Leonardon. Notevoli difficoltà con quest'altro, eh? Andata? Yes. Sì, devo dire che è veramente molto comodo qui dentro. Ma quindi non lo facciamo l'olio? Eh? L'interno è quasi completamente rimontato, manca solamente il pannello lato copilota. Ragazzi, è ufficiale, Leo sta comprando l'assetto per la Civic. Vai, spendi i soldini, forza. Zat, ma cosa stai facendo? Zat? Oh! Che cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a smontare gli ammortizzatori. Cos'è quello? Il facilitatore. Facilita lo smontaggio di più o meno tutto. Fluidifica qualunque rapporto, anche umano a volte. Ah, vai. Whee! Questi sono gli ultimi, vero Zat? Yes, sir! Dove sono le molle? Lì. Quali sono quelle davanti e quelle dietro? Sono tutte uguali. C'è scritto. Questo va qui. Controllare sempre 18 volte che sia il lato giusto. E controlliamo anche queste. Corte. Very nice. E voilà. Oh. Perfetto. Da-da. Da-da. Non c'è un silent block rotto, non c'è, c'è un po' di ruggine superficiale, ma niente di che, non c'è niente di sgretolato, ogni vite è venuta via senza fatica, è stata tenuta bene. Michele, possessore anche lui di Civic, quella col VTEC, però non questa. Vabbè, ma non ti offendere, anche perché insieme a Officine Cubo, che siamo qui. Dove sei, Zat? Dove sei? È sparito, eccolo lì. Mi sa che, mi sa che qua un VTECchino dentro ce lo potremmo pure swappare, no? Cambiamo queste frecce trasparenti bianche con delle frecce arancioni JDM. Infiliamo così e poi c'è una staffetta sul tutto fare. Molto bello, ma quell'olio lo vogliamo togliere? Beh, va a comprare quello nuovo, va. Mai lavorato così comodo. Andiamo a rimuovere il filtro dell'olio che si trova sul retro del monoblocco. Io credo di aver trovato il tuo profilo migliore. Cioè? Quando sei sotto la macchina. Filtro rimosso. Assai importante quando si mette un filtro dell'olio nuovo, oliare l'O-ring di battuta in modo tale che faccia effetto ventosa. Possibilmente poi stringere a mano per evitare quello che è appena successo, ovvero metterci un'ora per toglierlo. Allora, se non te conoscessi direi quasi che sei professionale. Leona, proprio sul massimo. Togliamo sti cerchi terribili per favore. Sì, quelli nuovi sono costosi ma meritano. No!
Cioè, che dici, la spostiamo sta Subaru così lavoriamo meglio? Grazie. Un pacchetto da aprire. Un pacchetto. Un paccone da aprire. Anche vestiti normali, no? Tiè, pia sti spicci. In questo momento mi sento molto a casa, come quando vado da mia madre e mi prepara la roba da portarmi via. Andiamo a rimuovere le cover in plastica dei vecchi sedili, scoprendo così le slitte che ci serviranno per il montaggio dei nuovi. Manteniamo la sola parte inferiore delle stesse in maniera tale da poter tenere l'attacco per le cinture di sicurezza. Andremo ora ad unire con delle staffe artigianali il restante delle vecchie slitte con quelle dei nuovi sedili della Simoni Racing. Direi niente male, eh? Un nuovo finito per Dubullonio! Ragazzi, oggi montiamo il Leap. Sto sudando. È ancora molto? Guardalo, quanto è aggressive. Ma guarda come ti sei ambientato subito. Hai trovato la vaschetta con le viti. Mamma mia. Affittato, fitting. Carina, eh. Giustamente il buon Matteo ci faceva notare che questa griglia fa un po' schifo. Solo una cosa, è bella, è pulita, tutto quanto è sistemata, ma manca solo il motore. E però vedo che gli avete messo la barra d'uomo nuova originale Honda. Dopo mesi di lavori e attese di ogni genere abbiamo finalmente terminato sul piano estetico la nostra Honda Civic, partita come progetto low budget e finita come progetto low budget, che non l'avrei mai detto, perché non l'avrei mai detto, non funziona mai. Siamo riusciti ad ottenere una Honda Civic molto più che gradevole a livello estetico, spendendo il minimo sindacale. Lista alla mano abbiamo speso 600 euro per l'auto, 650 per il trasporto e 400 euro per l'immatricolazione. Da ciò va aggiunto 100 euro mozzo e volante sportivo dedicato, 50 euro Leap anteriore replica spoon usato, 350 euro di rettifica e riverniciatura di cerchi che già avevamo in garage, comprese le gomme che erano ancora buone, abbiamo giustamente riciclato. Abbiamo montato un assetto a meno 3 sostituendo i soli ammortizzatori anteriori, che comunque sono quelli sono che scoppiati. Erano scoppiati, subiscono più stress, quindi logicamente abbiamo deciso di sostituirli. 150 euro di varie ed eventuali, tra cui un cambio olio, una boccola della leva del cambio, un braccetto, un minimo di manutenzione ordinaria. Dai. Ringraziamo Alan Simoni che ci ha regalato quei bellissimi sedili in Alcantara che ora sono finalmente montati. Sono pure comodi,
Molto comodi. Sono pure molto comodi. Rossi sulla macchina bianca sono i tuoi. È una sciccheria. Sono spettacolari. Il totale di tutti questi pezzi della macchina e di tutto il resto è di 2500 euro, che a conti fatti è una cifra abbordabile più o meno per tutti per avere una macchina che è molto gradevole a livello estetico ed è anche molto piacevole da guidare. In questo caso siamo scarsi a livello di meccanica e di motore, lo sappiamo perché la macchina è chilometrata e il motore ha pochi cavalli. Ciò nonostante è comunque un ottimo veicolo anche volendo da utilizzare tutti i giorni. Così com'è, assolutamente sì, più che una base per un eventuale progetto, perché esteticamente, a meno che ovviamente non si vuole esagerare, tecnicamente non c'è altro da fare. No, andrebbe semplicemente... Poi quello è gusto di gusto ovviamente di chi ce l'ha adesso, cioè noi, e di chi ce l'avrà in futuro, però a prescindere da ciò è una macchina che comunque con una buona preparazione meccanica è anche estremamente efficace, lo sappiamo bene, è comunque un punto di partenza più che valido, cioè, valido più che valido, perché sì, con 2500 euro ad oggi, con l'impennata che c'è stata dei costi in Italia, è impossibile ottenere una Civic di quinta generazione se non distrutta, fusa o incidentata, perché ormai con 2500 euro non prendi nulla. Quindi ci riteniamo più che soddisfatti. Assolutamente sì. Tengo a precisare una cosa che già hai detto, però è giusto sottolinearla. Noi abbiamo intrapreso questo progetto come low budget proprio per cercare di capire quanto effettivamente si arrivasse a spendere per avere un'auto esteticamente gradevole, insomma, carina. Io personalmente, poi sarà perché sono di parte, per me questa è molto più che gradevole, nel senso, già che per noi è un amore. Esatto. È un primo amore la Civic. Quindi i cerchi bronzo, il Leap, sono i suoi. I sedili rossi, cioè non gli manca nulla veramente. Però ecco, siamo contenti di avervi portato questo progetto, speriamo di esservi stati utili, speriamo di migliorare ulteriormente questo progetto nel tempo. Assolutamente sì, magari con un bel swap K20. Mi era partito lo budget. Ormai siamo partiti, è troppo bella per tenere. Vedremo, comunque con un minimo di passione, con un minimo di accortezza siamo riusciti ad ottenere un prodotto accettabile, anzi molto più che accettabile. Siamo stati fortunati perché nonostante l'auto provenisse dall'estero, quindi tutte le magagne che possono derivare da una macchina che ha camminato sempre in Polonia, una macchina con più di 300.000 km, ovvero ruggine, incidenti precedenti, per fortuna siamo stati fortunati perché chi ce l'aveva la teneva comunque con cura, non era un amatore ma ci teneva, quindi la macchina è stata preservata, i piccolissimi punti di ruggine per fortuna sono solo superficiali, non c'è nulla di critico, i bulloni si sono smontati tutti, non c'è rimasto in mano nulla, quindi a parte i danni più evidenti che possono essere sassatine, gli strusci. A Roma stiamo. No, poi più che altro la macchina ha 30 anni, E sente bollo. Ci può stare, sente bollo, la puoi mantenere anche col reddito di cittadinanza. Avanzano pure i soldi. Direi che possiamo chiudere qua il video. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale, campanella. Esatto. Perché così vi arriva la notifica appena aprite col cellulare. Pam, video di Matteo Torrisi. Commentate, soprattutto fateci sapere se vi interessano questo tipo di progetti, se queste magari... cose low budget, esatto, queste importazioni dall'estero, se possono essere interessanti. Noi abbiamo fatto tutto da soli, speriamo di esservi utili. Per qualsiasi cosa commentate qui sotto che vi rispondiamo. Ciao belli.